Senegal vive oggi una crescita economica annua costante, con il primo piano di sviluppo lanciato nel 2014. Ma i risultati non sono ancora sufficienti per mantenere una robusta crescita economica sul lungo periodo e per migliorare le condizioni di vita della popolazione. Il settore della pesca è in forte crisi. I pescatori senegalesi sono sull'orlo del fallimento a causa della pesca selvaggia attuata appena al di là delle acque territoriali da navi pirata europee, cinesi e asiatiche. La produzione è diminuita del 60% in quanto la fauna ittica viene selvaggiamente depredata. Il sistema sanitario ed educativo ancora insufficienti e la cronica carenza di energia elettrica frenano le attività commerciali e industriali e fanno sì che ogni anno migliaia di giovani senegalesi tentino di emigrare in Europa attraverso la Hell Highway. L'agricoltura rimane ancora la base economica del paese e anche nelle zone del Sahel la popolazione recupera territorio alla desertificazione che avanza con colture di ortaggi che potranno poi essere trasformati in conserve o essiccati e poi venduti nei principali mercati del Senegal. Purtroppo la carenza di mezzi e macchinari fanno sì che la produzione è rallentata rispetto alla richiesta. A sostegno dell'imprenditorialità locale, nasce a Nguyen Sar, nella regione di Louga, il progetto CAPA, pietra miliare nel processo di sviluppo agropastorale. Il progetto CAPA si occupa della protezione dell'ambiente, della promozione delle donne, di offrire prodotti di qualità come verdura, frutta e derivati e di ammodernare il sistema di allevamento. Il comune di Pianezza, in provincia di Torino, si è preposto l'obiettivo di poter sostenere il progetto con l'invio delle materie prime e le attrezzature necessarie, grazie all'avvio di una campagna di sensibilizzazione popolare. Vi diamo il benvenuto nel nostro paese e vi ringraziamo della vostra visita. E quello che abbiamo ricevuto oggi ci ha rese molto felici e speriamo in un vostro futuro sostegno. Il nostro gruppo femminile si chiama Siamo Insieme per il Lavoro. Il nostro obiettivo è di far rinascere la campagna e per questo abbiamo bisogno di materiali agricoli e semi. L'acqua non è sufficiente, per cui necessitiamo di nuovi pozzi e pompe per l'estrazione. Per la trasformazione della materia prima sono necessarie anche macchine e principalmente quelle per la realizzazione dei succhi di frutta. Non avendo elettricità, necessitiamo di pannelli fotovoltaici per l'energia. Con questo riusciremo ad avere un'autonomia. E tutte le donne del villaggio non avranno più bisogno di cercare altrove lavoro.